Renato Presotto è l'ospite di questa settimana, artista veneto, spesso residente anche nella nostra regione e nella città di Udine, cresciuto a Parigi e ci tiene a dirlo, cresciuto senza dubbio dal punto di vista personale ma anche dal punto di vista artistico, frequentatore di musei ed incontri con l'arte, poi... Che cosa fa Renato Presotto? Prende il pennello e comincia a sedimentare quello che il suo io gli ha fatto sentire nel quadro di questo grande incontro con l'arte che ha senz'altro sentito soprattutto a Parigi. Ecco, benvenuto a Udine TV e correggimi se ho detto una parola di più o di meno. No, è tutto giusto e se posso aggiungere qualcosa... Io sono cresciuto appunto in Francia, a Parigi, dove c'era per l'arte di che vedere, di che assaporare, di riempire gli occhi. E frequentavo quasi tutte le domeniche il Museo del Louvre. Ero ospite per 10 anni, sono stato ospite di una famiglia che si occupava di arte, curava le mostre di Salvador Dalí, di Picasso, era direttore dell'Olympia di Parigi. Tutto questo ha fatto sì che... Dopo, sì, è cresciuto in me qualche cosa che c'era già e ho provato a metterlo in pratica, no? Mettendolo in pratica sei partito, come molti fanno, dal paesaggismo, diciamo, più tradizionale. Sì, i primi passi si fanno soprattutto salendo a Montmartre, dove invidiavo tutti quei cavaletti che riuscivano a dipingere delle cose che io non ero ancora in grado di fare. Però dopo, una volta rientrato in Italia, così mi sono dato anche qui a frequentare, diciamo, alcuni maestri locali, mosaicisti, pittori che non sto qui adesso a citare. Ho frequentato alcune, sono stato invitato ad alcune mostre, eccetera, eccetera, alcune gare dove ho vinto anche il secondo premio ad Aviano con il maestro Ragogna, un espressionista favoloso che mi ha lasciato molto, mi ha insegnato e mi ha dato il gusto del colore. E per giungere oggi a un motivo personale per cui io dipingo. Io dipingo non tanto arte sacra, ma qualche cosa che ricorda la sacralità invece della fede cristiana. Dunque tutti i miei quadri avranno a che vedere con l'espressione, con il portare un messaggio evangelico piuttosto che dei bei colori, eccetera. Qui dietro di noi c'è una porzione del pescatore di cui vado molto fiero. Cosa vuol dire il pescatore? E pescatore poi ai tempi del Vangelo, ai tempi di Gesù, erano stati alcuni di loro che hanno ubbidito a un suo comando e si sono accorti che anziché pescare a vuoto, con lui hanno riempito le barche chiamando anche altri. Dunque c'è qualcosa di favoloso nella fede cristiana che io ho voluto cogliere e siccome credo di poter... Favoloso ma reale, tu vuoi dire? Non solo di reale ma soprattutto da rendere reale, cioè nel senso che succede che la fede cristiana può stare benissimo là dov'è, cioè nascosta nel cuore di Dio, e noi possiamo stare qui benissimo con le nostre sofferenze. Invece fra i due ci deve essere quell'incontro che si chiama fede, che si chiama fiducia, e io vorrei non sprecare il mio tempo e i miei colori per altre cose se non per... Quindi tu vuoi testimoniare questo nella tua pittura. Infatti una delle opere è intitolata La tomba è vuota e proprio si riferisce alla resurrezione di Gesù Cristo. Certo, è stato veramente un piacere poter pensare, qualcuno mi ha suggerito e mi sono detto è molto difficile se non ricadere nei quei disegnini che si vedono molto, magari anche nei maestri del Cinquecento. Io non ho questa ambizione, non voglio assolutamente averla, però nei tempi moderni con una semplice spatola e dei colori sono riuscito a tirare fuori una tomba illuminata, però era vuota. Dunque anche oggi con un po'
di astratismo magari, ma il discorso rimane sempre questo: quella tomba continua, o con il pennello o con la spatola, continua a rimanere vuota. E questo è il messaggio che io voglio lanciare a tutti e anche diciamo dipingere ancora. Quindi vuoi esprimere la tua fede e la tua certezza nella risurrezione di Gesù Cristo e nella verità dei Vangeli, se posso sintetizzare così. Certamente, più si va avanti, più ci si accorge che la Bibbia in pratica dice il vero. Dal punto di vista scenico, tu ti senti più espressionista? Ho sentito prima questo termine, espressionista. Sì, colori forti. Colori forti, e sì, c'è poco di pallido nei miei quadri, e diciamo che voglio ancora, ho frequentato anche dei corsi qui all'Accademia di Udine, e c'era un maestro che è maestro proprio di colore, mi ha anche un po' influenzato, e spero in maniera positiva che la prossima volta i miei colori, o d'ora in poi i miei quadri, saranno più ricchi, più calorosi, e sempre però senza perdere il tema che io prediligo, insomma. Se parliamo delle tue mostre, tu sei stato protagonista in alcuni incontri pubblici. Io mi riferisco al comune di Tarcento, Palazzo Frangipane. Io mi riferisco al comune di Osoppo, Palazzo Comunale, e anche la sala consiliare di Pavia di Udine. In tutti questi contenitori, li voglio chiamare così, tu hai trovato uno spazio accogliente, e in un certo senso possiamo anche incoraggiare altri tuoi colleghi a cercare questi spazi pubblici, che peraltro, va detto e sottolineato, non hanno un costo. Sì, senza voler esagerare, no? Quando si vuole raccontare qualche cosa non lo possiamo tenere nascosto, e questo è primordiale, no? Dunque, queste mostre, ovunque si fanno, permettono un po' di far conoscere non solo il pittore, che magari è la parte meno importante, ma quello che dici, che forse... La propria idea. Forse qualche volta le idee sono più grandi di chi le lancia, no? E se sono serie, sono anche in queste mostre, ho trovato molto interesse, gente che guardava, gente che chiedeva, e questo fa piacere. E si è potuto dialogare con parecchie persone che non mi sarei aspettato, soprattutto a Tarcento. È stato veramente qualcosa di bello che ha lasciato nel cuore del nostro gruppo, perché non ero da solo, ma nel nostro cuore è rimasto un grande ricordo, una grande gioia che vale la pena ripetere forse l'anno prossimo, non si sa mai. Qualche volta le mostre collettive non tolgono niente all'individualità, è vero? No, perché proprio veramente eravamo tutti differenti, ecco. Cioè, ognuno ha il suo carattere, il suo messaggio da lanciare, il suo colore, la forza, oppure almeno colori meno forti, e disegni. Ciascuno ha la sua personalità rispettabile, ed erano veramente di grande qualità. Bene, allora noi rimandiamo per incontrare la pittura di Renato Presotto al Tribunale di Udine. Nello spazio espositivo del Tribunale di Udine c'è una mostra proprio in questi giorni di Renato Presotto. Invitiamo tutti gli amici di Udine TV ad andare a cercare Renato Presotto e i suoi messaggi proprio al Tribunale Udine.